Presidente del Comitato Regionale Calabria, Saverio Mirarchi, con noi. Presidente, buonasera. Buonasera, sta diventando una consuetudine domenicale, la cosa potrei dire io ovviamente per quanto riguarda i miei. Siamo alla, quando si dice no, vittorie e sconfitte, siamo alla terza presenza consecutiva per quanto riguarda il nostro. Vero, tre su tre. Ed allora, vabbè, oggi, ora a parte le battute, grazie per la disponibilità, doveroso più che mai quest'oggi perché insomma continua il percorso di Saverio Mirarchi e la guida del CR Calabria, ce l'aveva già accennato la settimana scorsa che ci sarebbero state le elezioni, quindi parte un nuovo quadriennio e parte questo quadriennio, Presidente, sempre con questa crisi da fronteggiare legata alla pandemia. Intanto chiedo insomma quali saranno le prospettive nel breve, partendo anche però da quello che ha detto il Ministro Speranza, il quale dice siamo nel piano della seconda ondata e guardate che ci sarà anche la terza. Ecco, e allora, visto che comunque si va in continuità, no, con il governo del calcio, che cosa dobbiamo aspettarci da questo momento in avanti, anche perché poi a breve ci saranno ulteriori momenti importanti per l'LND? Sì, intanto si chiude ovviamente un quadriennio e si riapre, come dici tu, con gli stessi temi, con le stesse preoccupazioni, con le stesse ansie e con lo stesso desiderio di ritornare a giocare a calcio. E ci troviamo ancora con gli stessi problemi con i quali ci siamo lasciati domenica scorsa, nel senso che se da una parte il ministro Speranza ci mette ansia, dall'altra c'è il ministro Spadafora che invece continua a dire che probabilmente entro fine mese riusciremo a pensare ad una ripartenza. Leggevo proprio poco fa un suo commento su alcune critiche che avrebbe ricevuto da parte del mondo dello sport e rassicurava in qualche modo, oltre che per quanto riguardava gli aiuti nei confronti dei collaboratori e delle associazioni sportive, anche nei confronti di una probabile ripartenza. Quindi ci ritroviamo con gli stessi temi, insomma, con questa sorta di rimbalzo che purtroppo non ci dà notizie certe, nel mezzo di una pandemia che effettivamente ancora non diminuisce, e quindi siamo ancora in un momento un pochino così incerto. Noi ci siamo incontrati venerdì nel corso dell'assemblea anche col presidente nazionale Sibilia, il quale non si è esposto pubblicamente perché chiaramente vive lo stesso disagio, ma col quale abbiamo discusso e ci siamo confrontati su quella che è la richiesta chiaramente più pressante delle nostre società, avere insomma delle date, delle notizie certe. Lui rimane speranzoso, rimane ottimista, sebbene chiaramente consapevole del fatto che non dipende dal nostro mondo, ancora una volta lo continuiamo a dire, però insomma rimane speranzoso del fatto che comunque riusciremo a riprendere e comunque riusciremo a portare a termine la nostra stagione. Ovviamente è quello che desideriamo tutti. Presidente, io poco fa avrà sentito nella parte finale, ero al telefono con stiamo intervistando il presidente Fonino della Promosport, che è una squadra di promozione. Certo. E si può escludere una cosa che in qualche modo si è sentita, cioè che si potrebbe far ripartire solo l'eccellenza bloccando il resto, cioè se si riparte tutti, oppure effettivamente, tra virgolette, il rischio che riparta solo l'eccellenza c'è? No, è un'altra delle ipotesi giornalistiche, tra virgolette, che abbiamo letto tutti in questi giorni, ma sempre di ipotesi giornalistiche trattiamo e parliamo, nel senso che, prendiamo il nostro caso, riparte il campionato di eccellenza è quello numericamente più corposo per noi, quindi paradossalmente quello più difficile da portare a termine, quindi se dovesse ripartire l'eccellenza immagino che si possa ripartire anche con gli altri campionati, perché no? Si è invece detto che la cosa era legata ad un'ipotesi di vaccini, un po' come avviene con i campionati nazionali, da svolgersi prima di ogni gara, di tamponi da svolgersi prima di ogni gara, cosa che sarebbe ipotizzabile solo nel momento in cui un campionato importante, quale quello di eccellenza, è legato ovviamente ai campionati nazionali, avrebbe necessità di essere completato a prescindere, ma sono solo ipotesi, insomma non c'è nulla, non si sta purtroppo discutendo perché il tema principale
è legato alla curva epidemiologica. Curva epidemiologica che però già insomma fa vedere che non scende e si riprende, però sempre pensando alla ripresa c'è un'altra questione credo che bisognerà vagliare, perché io personalmente do per scontato che anche se si ripartisse questo accadrà a porte chiuse, almeno per il momento, e ci sono però già le tra virgolette delle vittime, perché abbiamo sentito poco fa il presidente onorario del Belvedere che ci ha spiegato come a malincuore abbiano dovuto fare una scelta dolorosa di svincolare i giocatori, e aleggiano timori anche per altre squadre. Ecco, come si fronteggia questo per evitare un tema che avevamo trattato in passato, cioè che si allarghi la forbice tra le grandi e le piccole, perché c'è questo rischio di frattura totale del sistema nel punto più alto o quello più basso? Ma che sarebbe stata un'annata straordinaria, probabilmente ce lo siamo immaginati, nel senso che abbiamo pensato che sarebbe stata un po' condizionata. Ci siamo un po' esaltati, abbiamo anche un po' meravigliati nel momento in cui, no, abbiamo visto determinate realtà impegnarsi anche ad inizio stagione, e questo ci ha fatto grande piacere perché ci ha dato grande speranza. Ha fatto capire quanta voglia c'è da parte della nostra realtà, no? Di mettersi in gioco. Certo, dispiace pensare che il Belvedere, anche perché leggevo addirittura che la principale necessità era quella di svincolare i giovani, quindi insomma un tema un pochino particolare, sul quale in questo momento diventa anche difficile discutere. Questo è solo il momento della calma, della tranquillità, nel senso che bisogna attendere, purtroppo, ma bisogna avere la forza di mantenere i nervi saldi, i piedi piantati per terra. Non è il momento delle decisioni affrettate né in un senso né nell'altro. Dobbiamo solo aspettare di capire cosa succederà in questo mese. Il 15 scade questo termine, ci sarà il nuovo DPCM di Conte. Venerdì, insomma, si presume. Esatto, venerdì. Quindi è il momento di attendere un attimo. Cioè, una decisione assunta adesso, in questo momento, rischia di essere di pentirsene nel momento in cui poi invece si avranno notizie un pochino più certe. Ora credo sia solo il momento di stare un attimo in attesa a cercare di capire cosa succede. Anche perché comunque diciamo questo va pure in relazione col fatto che Spadafora ha dato delle rassicurazioni su il sostegno ai collaboratori sportivi, insomma ai tesserati. Si è esposto anche nei confronti delle associazioni sportive, insomma ha allargato un pochino i confini degli aiuti economici, perché insomma continua a parlare ovviamente dei collaboratori, ma ha parlato anche delle associazioni sportive dilettantistiche, dicendo che sono pronti, mi pare di ricordare, 160 milioni di euro da distribuire anche per le associazioni sportive dilettantistiche. Quindi come dicevamo l'altra volta, il governo ha iniziato ad attenzionare anche lo sport di base, soprattutto lo sport di base, e quindi ecco perché è il momento di rasserenarci un attimo, di calmare, di stare tranquilli e di vedere un pochino cosa succederà. Quindi fermo restando che appunto la speranza è quella di riprendere, viene confermato anche quel discorso che avevamo accennato in precedenza, che nel caso in cui le condizioni non dovessero esserci la stagione risulterà annullata? Se noi abbiamo giocato in eccellenza solo sei giornate, quindi evidentemente se non si potesse veramente riprendere, è chiaro che con sei giornate non si potrebbe determinare nulla, è chiaro, questo è fuori di dubbio, ma non ci credo, io sono convinto che riprenderemo. Io sono convinto che riprenderemo perché insomma, credo nei vaccini, credo nella ripresa, credo insomma, nella possibilità di ritornare a giocare così come tutti quanti noi vogliamo che accada e speriamo che accada.
L'ultima domanda, immagino che anche quest'anno quella bella iniziativa che è il torneo delle regioni con tutto quello che si porta dietro non ci sarà, però ecco, dopo anche tutto quello che abbiamo passato negli ultimi 12 mesi, qual è l'auspicio più grande di Saverio Mirarchi per i prossimi 4 anni, non solo per il calcio dilettantistico calabrese ma per il movimento in generale? Beh, ci dovremmo confrontare su un po' di temi, alcuni diciamo che sono diciamo così, i cosiddetti grandi temi legati alla riforma dello sport, quindi a questa idea di ecco, del vincolo sportivo, del professionismo sportivo anche tra i dilettanti, insomma, che sono grandi temi che devono essere affrontati con decisioni, perché ecco, c'è necessità di stare vicini anche da questo punto di vista alle nostre società. E poi ci sono i temi nostri, quelli legati alla crescita dell'impiantistica sportiva, al sostegno, perché in questo momento è fuori di dubbio che siamo distratti tremendamente dalla situazione che stiamo vivendo. Quindi l'obiettivo principale in questo momento rimane quello di stare vicino alle nostre società e di pensare alla ripartenza. E poi ci riconcentreremo su quelli che sono i temi nostri, i temi più consueti, quelli che più ci piacciono, ma in questo momento non siamo distratti da altro, è fuori di dubbio. Va bene, allora Presidente, grazie, credo che la prossima settimana non ci sentiremo, così ci, facciamo, ci prendiamo una pausa. Ti ringrazio, anche perché purtroppo siamo in un momento in cui non riusciamo a dare nuove. No, vabbè, questa settimana era doveroso anche alla luce di quello che è accaduto venerdì, non solo per la rielezione, ma anche perché immagino che avrete discusso di altro, quindi era giusto così, senza contare che a livello personale registriamo tante volte le domande, ma allora che si fa o non si fa? E possiamo dirlo che insomma la data del 15 è sfumata, ecco, questo è evidente a questo punto, e la speranza è che si possa ripartire a febbraio. Certo, siamo, immagino, sì, proiettati verso questa idea. Bene, e allora quando ci sarà, diciamo, qualcosa di nuovo, sperando anche di buono, sicuramente ci risentiremo. Intanto grazie Presidente. Grazie Emilio, buona serata a tutti. Grazie, buona serata.